Ciao a tutti, sono Chasson Wakpa e benvenuti a una nuova intervista del Terzo Uomo. Oggi ho il piacere e l'onore di parlare con Massimo Ambrosini, ex calciatore e capitano del Milan, con cui ha vinto tanti trofei. Ha giocato anche per Cesena, Vicenza e Fiorentina, con oltre 400 presenze in Serie A. Ora invece è un commentatore tecnico e opinionista per DAZN e Amazon Prime Video. Ciao Massimo, benvenuto e grazie per essere qui con me. Ciao, ciao a tutti e grazie dell'opportunità. Partiamo subito con una domanda riferita alle tue caratteristiche. Tra i tuoi punti di forza c'erano sicuramente i tempi di inserimento, l'elevazione e il colpo di testa. E quindi ti volevo chiedere, come sei diventato così bravo in questi fondamentali? È una dote innata oppure facevi allenamenti specifici? Allora, una parte penso sia qualcosa di innato, qualcosa che fa parte di te, delle tue caratteristiche fisiche soprattutto. Poi io da piccolo, in molti, quando parlavamo di queste mie caratteristiche, lo riferivano alla mia attitudine anche a giocare a basket. Io vengo da una città che è Pesaro, che è prettamente amante del basket, che io ho praticato quando ero piccolo. Invece, secondo te, secondo me, con il tempo io ho capito che, diciamo, i tempi di inserimento o i tempi per andare a prendere il pallone in aria mi sono stati li ho acquisiti giocando a pallavolo. Perché io d'estate a Pesaro giocavo tanto a pallavolo e quindi quando la palla arrivava in alto, tu dovevi schiacciare, dovevi prendere il tempo giusto, quindi mi ha aiutato anche qui. Preferivi giocare mezzo alla destra o mezzo alla sinistra? Ah, questa è una buona domanda. È una buona domanda perché ai miei tempi, cioè, a differenza di adesso in cui il calcio si definisce fluido, cioè in cui i giocatori si muovono in tante posizioni del campo e quindi in teoria c'è meno differenza, in realtà io ero abituato a giocare mezz'ala sinistra, quindi ero abituato a vedere il campo sempre da una certa prospettiva e sapevo che in quel caso alla mia sinistra c'avevo la riga di fondo, mentre invece avevo più parte del campo dall'altra parte. Quindi sicuramente, soprattutto all'inizio, preferivo giocare mezz'ala sinistra. Poi col tempo, diciamo, ho imparato ad adattarmi anche dall'altra parte. E oggi tra i giocatori in attività ce n'è uno in cui ti rivedi maggiormente? Ma onestamente molto solo del centrocampista, ruolo in cui vengono richieste tante cose, devi essere in grado di fare tutto. Non lo so, adesso ho visto Pobega un paio di volte, tutti dicono che può essere, adesso parlo proprio di quelli più giovani, non quelli affermati, però lui secondo me a differenza mia ha più calcio, è uno abituato anche a calciare molto meglio di me, io ero più bravo secondo me. Come dicevi tu all'inizio, nei tempi di inserimento è un po' più interditore. Lui, secondo me, è anche più bravo di me nel calciare in porta da lontano. Ecco, dato che hai appena citato Pobega, mi dai giusto l'assist per la prossima domanda, che è in tema Milan. Tu sei diventato capitano del Milan? Saluto Perché il c'ho tuo mio ospite. figlio. Vieni qua, saluto a tutti. Vieni qua, fai salutare. Fai ciao, 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 ciao. ciao. Ecco. Beh, vai. Sì, e tu sei diventato il capitano del Milan dopo Maldini, che a sua volta lo era diventato dopo Baresi. E quindi ti volevo chiedere, come hai vissuto il diventare capitano del Milan dopo due leggende come loro? Ma devo ammettere che non è stato semplice, non è stato semplice gestire il peso di questa situazione. È indubbio che diventare capitano del Milan è un obiettivo importante che però comporta sicuramente degli oneri. Va gestita tutta una sfera anche emotiva. Chiaramente che è normale che uno probabilmente ci metta un po' di tempo, però alla fine insomma, le responsabilità, se impari a gestirle, è un'opportunità che mi è stata data. Notevole, comunque ti dà visibilità, ti fa crescere come uomo, come calciatore, però è indubbio che diciamo, l'eredità che tu devi gestire, soprattutto all'inizio, non è stata semplicissima. Ecco, a proposito di responsabilità e di reggere la pressione,
Alcune persone che lavorano nel mondo del calcio non leggono minimamente i giornali o altri media. Per esempio, Luis Enrique l'ha detto qualche giorno fa in conferenza stampa alla Spagna. Ci sono altri invece che li leggono e ci danno molto peso, mentre altri leggono, ma diciamo, riescono anche a ignorarlo facilmente. Tu come ti rapportavi da questo punto di vista? Provavi un po' a isolarti dalle critiche dei media o in qualche modo le cercavi anche per caricarti? Allora, c'è da dire che secondo me nell'arco di una carriera, parlo da calciatore, secondo me uno matura come uomo, prima di tutto, quindi dai un'importanza diversa a seconda dei momenti della carriera. Quindi quando sei giovane è normale, leggi tutte le pagelle di tutti i giornali, di tutti i siti e gli dai una valenza e quello che leggi ha una reazione dentro di te di un certo tipo. Non ti nego che io ero quello che guardava, leggeva, si arrabbiava. Poi con il tempo, secondo me, magari da calciatore continui magari a leggere, a guardare. Hai una maturità, probabilmente una consapevolezza di te diversa e quindi diciamo, quel fastidio che accompagna diciamo, la lettura di un brutto voto, tu impari a metabolizzarlo in maniera differente. Okay? E poi io verso soprattutto da metà carriera in poi hai una netta percezione di quelle che sono le tue prestazioni, okay? Di come valutare le prestazioni. Quindi da quel punto di vista lì ero molto critico con me stesso, quindi la critica peggiore veniva da dentro. Bisogna essere anche onesti nel dire che alcune volte quello che leggevi ti portava fastidio. Però sicuramente quando sei più grande gli dai un'importanza differente e cominci anche a leggere di meno, quello sì. Senza entrare nel merito, da ormai tanti anni Ibra, un tuo storico ex compagno, si è costruito un'immagine pubblica di un certo tipo, come quella di uno che passa un po' per strafottente, no? Un po' spaccone. Avendo condiviso lo spogliatoio con lui per 2 stagioni, ti volevo chiedere com'è il vero Ibra secondo te? Come si rapportava con i compagni? Allora, ogni calciatore ormai ha un'immagine pubblica perché comunque il mondo moderno ti porta a mostrarti anche fuori dal campo e chi più chi meno si dà, okay, alla comunità. Lui ha questo tipo di carattere molto forte che magari in certe situazioni enfatizza, ma ti assicuro che con il tempo Libra che io avevo conosciuto 10 anni fa quando giocava assieme era un ragazzo ancora più estremo in quello che faceva e molto più egoista di quello che è adesso. Ok, lui tende a rimanere il personaggio che è, tende sempre a rimanere sul limite fra la provocazione e l'aiuto, però diciamo è molto in questo momento della sua vita e della sua carriera è molto più focalizzato alla squadra. Okay. È uno che si assume molte responsabilità, se le mette addosso per vivere, per crescere, ma è in grado anche di distribuirle cioè, sui suoi compagni. Cioè, l'energia che lui mette per la sua personalità, secondo me, le mette anche per stimolare ancora di più i suoi compagni di squadra. Sempre a proposito di immagine costruita, negli ultimi anni abbiamo visto Allegri in varie interviste snobbare gli aspetti un po' più tattici e analitici del calcio. Tu l'hai avuto come allenatore per 3 stagioni e nella prima avete anche vinto lo scudetto. Quindi ti chiedo com'era, quanto tempo dedicava agli aspetti tattici in allenamento? Beh, questo è un argomento lungo, secondo me, che meriterebbe, è stato anche un tema di grosse discussioni, dibattiti, analisi. Sicuramente il discorso generale è riferito anche ai tempi moderni, quanto diciamo, gli allenatori moderni lasciano ai calciatori una minima interpretazione di quello che il calcio propone. E libertà di esprimere le proprie qualità. Lui sicuramente era uno di quelli che più di quello che secondo me si pensa dava delle linee di gioco, dava dei concetti di gioco, poi all'interno di questi lasciava sicuramente libertà di interpretazione al singolo. Secondo me diciamo, l'equilibrio
di valutazione va trovato in questo, cioè non bisogna semplicemente pensare di mettere in campo delle 11 talenti e pensare che da soli sbrighino tutto, da una parte, né pensare che solo con grandi concetti si venga fuori da tutte le situazioni. Sicuramente l'allenatore moderno deve essere in grado di dare idee, di modificarle sulla base delle caratteristiche dei propri giocatori, sulla base della squadra che si vanno ad affrontare, ma quello che non può mancare è la volontà di imporre il gioco. Ormai il calcio moderno va in quella direzione lì, cioè la volontà di provare a giocare sempre, la volontà di non rinunciare a proporre qualcosa, e lui secondo me questo non lo fa. Parliamo chiaramente, torniamo al discorso di Allegri, ma indubbiamente è un allenatore che si basa molto e cerca anche attraverso la psicologia, cioè la tranquillità, la gestione del gruppo, di far emergere le qualità del singolo. Chiarissimo. Per circa 3 anni hai lavorato come capodelegazione dell'Under 21. Tra gli azzurrini meno conosciuti, chi è che ti ha impressionato di più dal vivo? Allora, la mia esperienza risale ormai a 4-5 anni fa, quando l'ho iniziata, quindi gli allora semi sconosciuti erano quelli che ormai adesso sono diventati ampiamente conosciuti, quindi ti parlo dei vari... Beh, ti parlo di quello che in nazionale, in quell'Under 21 lì, si era appena affacciato da ragazzino in quell'Under, che è Sandro Tonali, che al tempo in quell'Under non giocava perché giocavano i vari Mandragora, Barella, Pellegrini e quella generazione lì, quindi cioè, Sandro era uno che arrivava dietro questi, ma si vedeva in allenamento che aveva qualità tecniche per stare dentro il gruppo. Era una nazionale molto piena di talento, soprattutto in una zona di campo che era quella centrale. Poi diciamo che la difficoltà era provare a mettere tutti insieme, ma era un po' impossibile. Ecco, hai parlato di nazionale, di centrocampo. Da qualche anno ormai il centrocampo è diventato il perno dell'Italia e Mancini può contare oggi su un reparto di qualità con tanti profili diversi. Ci sono i titolarissimi Jorginho, Verratti e Barella, ma anche Locatelli, Pellegrini, Pessina e Tonali, che stanno attraversando tutti un grande periodo di forma. Si può dire che da questo punto di vista stiamo vivendo in un'epoca d'oro? No, certamente a quelli che hai citato possiamo tranquillamente in quella generazione aggiungere Zaniolo, che magari col tempo è andato anche un po' più avanti, diciamo, come caratteristiche di campo, però lui nasce, diciamo, centrocampista, ok? Quindi sì, è una squadra che da quel punto di vista lì ha valorizzato quelli che già c'erano, perché Verratti è uno che gioca ad altissimo livello da 10 anni, Jorginho si è consacrato con le esperienze all'estero e poi Barella ormai è un giocatore di livello internazionale. Locatelli, se non lo è già, lo diventerà a breve. E sì, siamo stati fortunati a averli avuti tutti qua. Ora è il momento che si sfornino, oltre a Bastoni, anche altri difensori. Non è semplice, siamo un po' carenti dal punto di vista dei difensori, se tu li paragoni ai giocatori che hai appena detto in quel settore di campo. Per concludere ti faccio una domanda extra calcio. Ho visto che giochi a padel durante la settimana nel tempo libero e quindi ti volevo chiedere come te la stai cavando. Ma guarda, io più che padel sono un corridore, okay? Non mi sono fatto ammalare dal padel come tanti miei compagni. Da quando ho smesso, diciamo, ho intrapreso questa pseudo passione dell'atletica, della corsa, del runner, quindi sono più uno che corre. Poi il padel lo faccio, ma diciamo i malati, quelli che vanno a giocare tutti i giorni, sono altri. Ok. Bene, siamo arrivati alla fine di questa intervista e quindi saluto ancora Massimo, ti ringrazio di nuovo per la tua grande disponibilità e naturalmente gli auguriamo un buon lavoro nei prossimi mesi. Ciao Massimo e grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie a te, complimenti per l'intervista, mi ha fatto
Molto piacere, spero di avervi dato una mano, faccio un bocca al lupo a te e tutti i tuoi amici, colleghi, e saluto tutti e grazie a voi. Ciao, ciao a tutti, alla prossima. Ciao, ciao.